chiamo Oggy Pullman. L'anno prossimo comincio la prima media. E siccome non sono mai stato in una vera scuola, sono praticamente pietrificato. A più tardi. Oggy, meglio se non arrivi lì con i tuoi genitori, non è fico. Tu sei fico. Lo so, è vero, ma tecnicamente molti padri non sono fichi e neanche questi caschi. Signore, fa che siano carini con lui. Isolamento e discriminazione, trasformati in condivisione e amicizia con il messaggio rassicurante sui titoli di coda che per affrontare il mondo e le difficoltà servono coraggio, lealtà, entusiasmo e dolcezza. Tu non sei brutto, Oggy. Tu lo devi dire per forza perché sei mia mamma. Perché sono tua mamma vale di più, perché io ti conosco di più. Potremmo sintetizzarlo così, Wonder, il film di Steven Chbosky tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi di R.J. Palacio, un successo editoriale da 2 milioni di copie con protagonista un bambino di 10 anni dal volto ricostruito dalla chirurgia plastica perché colpito da una rara patologia genetica, costretto a studiare a casa per le lunghe degenze ospedaliere dovute ai 27 interventi subiti, ma in procinto di frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica. Un confronto, il primo, con i propri coetanei in classe che il piccolo Oggy vive con apprensione, sostenuto dall'affetto dei suoi genitori, pieni di attenzione per un figlio sfortunato ma sensibile, dotato di spiccata intelligenza e senso dell'umorismo, forse un po' meno premurosi nei confronti della sorella maggiore che vive sulla sua pelle le contraddizioni dell'adolescenza. Mi senti? Se ti fissano, lasciali fissare. Non puoi nasconderti se sei nato per emergere. Storia di un disagio identitario e relazionale che lascia il posto man mano all'accettazione e all'affermazione di sé, Wonder è un family movie che non nasconde gli spigoli della diversità, ma che arriva a smussarli con la forza contagiosa della comprensione. I momenti più belli sono quelli in cui la voglia di normalità del piccolo Oggy si spinge fino all'immaginazione di un tenero eroismo in tuta spaziale e la forza d'animo con cui i suoi genitori, interpretati da Owen Wilson e Julia Roberts, mettono da parte il loro istinto protettivo per consentire al figlio di andare alla scoperta del mondo è insieme ammirevole e commovente. Non è facile essere così belli.